Avendo in Paris 2017 è un piacere rincontrare Jacopo Zunzini della Zunzini SRL, il più blasonato produttore di carrelli saliscale in Italia, che nel frattempo si è costruito una reputazione nel mondo davvero di tutto respiro, presenti in 5 continenti. Bentornato dinanzi ai microfoni e alle telecamere di Vending TV e VendingNews.it, Jacopo. Ciao Fabio, molte grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, in effetti, guarda, sorridevo perché proprio adesso, finché stiamo tenendo questa intervista, i miei colleghi sono in fiera all'ISH di Francoforte e pensa che è la quarta fiera che facciamo nel mese di marzo, per cui questo è per darti un po' un excursus a livello internazionale. Stiamo facendo veramente un bel percorso. La settimana scorsa, non più tardi tra l'altro, ero in fiera a Lione. Il nostro, come sai, è un prodotto molto trasversale che tocca diverse categorie merceologiche, per cui il vending sicuramente rappresenta un punto di forza e naturalmente un settore nel quale siamo molto presenti e molto efficaci, però naturalmente i nostri saliscale sono concepiti per il trasporto generico di prodotti che non riguardano essenzialmente il vending, per cui abbiamo la possibilità di fare moltissime manifestazioni e moltissime fiere proprio a livello internazionale. Da quest'anno siamo stati già alla fine del mese di gennaio al AHR Expo di Las Vegas, che è un settore che riguarda la termoidraulica. Siamo stati successivamente la settimana scorsa alla fiera di Lione, adesso Vending Paris e in contemporanea con ISH Francoforte. Tra l'altro la settimana prossima sarò in fiera un'altra volta, per cui guarda, non ti dico, la mia vita sociale si sta riducendo allo zero assoluto. Ma infatti io ricordo di aver conosciuto un giovanotto qualche anno fa, compito, con pettinatura italiana, senza barba, e ora lo vedo molto trendy, molto cosmopolita, con una multicultura alle spalle, perché tu davvero giri i 5 continenti. Sono spesso in viaggio, diciamo che ho una media di 50-70 voli all'anno. Ecco. Tra l'altro sto ancora aspettando la fotografia che mi hai rubato stamattina con la baguette sotto il braccio. Con quella di ricatto. È stata la prima cosa che ti ho detto quando ho visto che mi hai fatto la foto. Ho detto, adesso siamo proprio a posto. E allora, parliamo dei vostri prodotti. Voi avete quasi un monoprodotto per la distribuzione automatica e per gli altri settori. Perché tanto successo? Tu da produttore ne potresti dire 100 di caratteristiche. Io da fruitore, perché un tempo avevo acquistato un loro prodotto nei tempi in cui ero titolare di una compagnia di gestione, direi che le tre caratteristiche principali potrebbero essere compattezza, sicurezza e facilità, sì, di utilizzo. Guarda, uno delle chiavi del nostro successo sta nel fatto che tutti gli sforzi a livello di ingegnerizzazione, quindi progettazione e sviluppo, sono tesi ad una tecnologia sempre più evoluta, dove però, attenzione, la tecnologia non è intesa come fare prodotti sempre più complicati e delicati, ma è intesa invece come veramente migliorare la condizione di lavoro degli operatori che devono trasportare quotidianamente o anche saltuariamente, perché no, oggetti pesanti come naturalmente distributori automatici da un piano all'altro. Naturalmente in un settore delicato come questo è fondamentale disporre di una tecnologia esclusiva e unica che garantisca davvero la sicurezza degli operatori e quindi naturalmente ne preservi anche la salute. Beh, noi vediamo alle nostre spalle un cassettone, un box enorme che... È una mia idea questa in realtà, perché noi, come tanti di voi magari sapranno che ci hanno visto nelle varie fiere, di solito facciamo dimostrazioni con naturalmente una macchina da vending, un distributore automatico, che è quello che naturalmente facciamo di solito. Questa volta, in via anche un po' provocatoria, abbiamo voluto esibire naturalmente un container di dimensioni ben più grandi rispetto a quelle di una macchina da vending tradizionale. Basti guardare le macchine del freddo e dei frigoriferi più importanti, ecco, in modo anche un po' provocatorio, proprio perché comunque noi disponiamo di una macchina che è talmente flessibile, talmente diciamo anche elastica nel suo utilizzo, che quindi ci dà la possibilità di trasportare carichi anche davvero davvero ingombranti e pesanti. Teniamo conto che ci sono alcuni produttori che iniziano
a realizzare delle macchine a 14, 16, 20 selezioni, che sono dei veri e propri negozi ambulanti che, messi lì, possono poi dare un po' di ricavi per via del fatto che hanno una moltitudine di selezioni da poter dedicare a più prodotti. Questo però fa in modo che il distributore sia sempre più impegnativo, più pesante, più largo e più difficile da trasportare. In questo caso voi dimostrate che... Noi ringraziamo, tra l'altro. Noi naturalmente ringraziamo, perché è importante dare la scelta al consumatore, quindi è giusto che un distributore abbia la possibilità di avere molteplici prodotti al suo interno tra i quali scegliere. Naturalmente questo va a discapito del peso, e quindi ricordiamo che comunque i trasporti devono essere fatti sempre in assoluta sicurezza. Questo è un tasto sul quale noi premiamo davvero tanto, infatti siamo assolutamente a disposizione anche per tenere dei corsi di istruzione al corretto utilizzo di attrezzature professionali come la nostra, e con il rilascio di un relativo certificato, proprio che quindi attesta che l'azienda che offre il servizio di gestione della distribuzione automatica ha un certificato e quindi ha personale qualificato all'utilizzo di determinati dispositivi. Questo secondo me è fondamentale, purtroppo non è obbligatorio, ma secondo me lo dovrebbe essere, perché va nell'interesse del dipendente e dell'azienda che lavora con una certa professionalità. Diciamo che intanto è il modo più corretto per dormire la notte, per avere quante meno responsabilità possibile in ragione di una sicurezza assoluta per i dipendenti. Bravissimo, è proprio quello il punto, bisogna riuscire a dormire la notte tranquilli, perché si sa di disporre delle attrezzature d'avanguardia e di tutti gli strumenti che ci consentono di migliorare le nostre condizioni lavorative. Jacopo, grazie. Vogliamo dire agli amici di Venne in TV e vennenews.it qual è la mail per contattarvi? Allora, potete contattarci tranquillamente a info@zonzini.it per qualsiasi esigenza. Vi ricordiamo che abbiamo attivo anche un canale YouTube, quindi basta entrare semplicemente su YouTube e digitare la parola Zonzini ed entrare nel nostro canale, all'interno del quale sono naturalmente contenuti una moltitudine di video, tanti dei quali anche amatoriali, che abbiamo realizzato durante la nostra esperienza. Perché dovete sapere che gli acquirenti di questo prodotto, il Domino, si chiama così, no? Domino 400 Automatic, esatto. Sono talmente fieri e contenti di aver acquistato poi questo prodotto che ne fanno dei filmati e in modo gratuito realizzano tanta pubblicità per questa casa, che merita assoluto rispetto, perché è riuscita a risolvere nel modo giusto ed economico questa problematica, quella del trasporto al piano dei distributori anche di grosse dimensioni, anche di un importante peso, a un prezzo, come dicevo, davvero molto contenuto. Hai detto bene, perché se pensiamo a quanto costa, è la mia battuta preferita, a quanto costano 2 mesi di chiropratica, d'accordo? Perché poi uno, quando ha mal di schiena, purtroppo se lo deve tenere, in qualche modo se lo deve far passare. Naturalmente affrontare una spesa assolutamente per un'azienda abbordabile, che poi può essere, tra l'altro lo ricordo, finanziabile o noleggiabile anche addirittura da 24 a 60 mesi, per cui davvero è alla portata delle tasche di chiunque. Infatti sorridevo prima, perché noi la cosa che ci piace è che abbiamo un ottimo rapporto con i nostri clienti, con i quali abbiamo la maggior parte delle volte appunto una relazione quasi di amicizia, per cui è vero, questo scambio di video che avvengono poi spesso volte con il telefonino è naturalmente assolutamente importante. Jacopo, tu con questo prodotto gli salvi la vita, cioè salvi la vita professionale a queste persone. Infatti mi arrivano tanti panettoni a Natale. Ecco, grazie Jacopo, sei sempre cortesissimo. Ti invito a salutare nuovamente velocemente gli amici di Venne in TV e vennenews.it. È sempre un piacere stare con voi, buon proseguimento. E io proseguo appunto per mostrarvi altre novità, documentandole con microfono e telecamera. Non andate via.